Buondì, vorrei farvi vedere questo sentiero che ho riscoperto da poco, il 59B, che è, diciamo, è un po' stato abbandonato nel corso del tempo, perché poi si vedrà davanti c'è un problema di come si dice? Ah, innanzitutto è molto bello perché passa vicino a questo rio che credo che si chiami Cantamerla. Aspettate un attimo, che sennò qua faccio un botto oggi. Dunque, la prima cosa molto bella, avete visto c'era un germano, poverino, è che in questo rio c'è molta acqua, eppure siamo qui in collina e non è che ci deve essere una falda più sopra, perché non è che c'è accumulo di niente, di precipitazioni o addirittura nevi. Sopra c'è la dorsale che poi porta a Superga, quindi ci deve essere una falda, più su ci sono delle fonti e arriva tutta questa bellissima acqua e crea tutte queste belle pozze dove i germani, come si dice, pasciano. Oh, quindi qua si passa il primo guado con questa conformazione rocciosa che crea un guado naturale. Non è artificiale lì. Allora si va, si prosegue. Il primo tratto è molto molto, come dire, semplice, è sull'argine destro del rio Cantamerla. Come vedete è poco battuto, tuttavia tuttavia è molto bello. Ora notate, ora io stoppo un attimo e riprendiamo dopo e vi faccio vedere altri pezzi molto particolari. Ciao, eccoci. Allora vi voglio far vedere già. Pensavo di riprendere più avanti, ma qui c'è qualcosa che è importante, perché anche lo vedremo sempre dopo. Comunque vedete, c'è questo tipo di conformazione per cui le sponde sono estremamente franose. Come vedete qua addirittura c'è, guardate, c'è proprio un tetto lì, piccolino, insomma, molto interessante, vero? Allora, dovete sapere che il sentiero è andato così, è franato anche da questo lato, cioè la destra orografica dove siamo noi, e quindi per così continuare un pezzetto bisogna farselo dentro. Ora io cerco di scendere e praticamente arriverò all'imbocco del sentiero sulla sinistra orografica. Ci vediamo dopo. Ho passato il primo pezzo, sono sceso da là. Questo è il pezzo più brutto. Perché? Perché la sponda, vedete com'è fatta? Sono queste pietre tondeggianti, rotondeggianti, vabbè, chiaramente perché consumate dall'acqua, ma senza pigli e abbastanza lisce, e quindi non si riesce a... È come se fosse una piscina di quelle con i bordi curvati, no? E non si riesce bene a... Qua si vede anche meglio. Non si riesce bene a camminarci. Invece qui, dove ci sono più sassi, più cose, è più facile. Ecco, forse qui... Ovviamente poi il problema è che è bagnato. Nel senso, se fosse meno bagnato sarebbe più facile. Ecco, qua forse si vede anche meglio. Come vedete qui. Ecco, ragazzi. Qui passava il sentiero. Vedete? E poi gira dall'altra parte. Ora il problema è che in questa gola è venuto giù tutto e quindi il sentiero è, come dire, sopra non c'è più. Si può passare sopra, ma è più pericoloso e faticoso che passare qua. Qua invece è praticamente un vecchio ramo, no? Una lanca, una micro lanca del torrente che è così
quando magari è stata in piena, perché ovviamente sono le piene che fanno scendere tutto, alluvioni varie, il terreno si impregna. E quindi magari qui vedete qua passava anche l'acqua, no? Però adesso non passa più. Ecco, adesso il sentiero, vedete, riprende qua nella cosiddetta destra orografica, e dopo c'è un guado semplice, facile, e va nella sinistra orografica. Ecco, il pezzo è finito, difficile, ed è per questo che il sentiero è stato un po' abbandonato, però è assolutamente fattibile. Quindi se volete venire è sopra Ripodora, ma poi vi lascio tutte le informazioni. Eccoci qua, si passa un attimo qua con queste pietre lisce. Eccoci. Ai, perfetto. Qui è un altro guado, però come vedete è lì e il passaggio è facilmente accessibile. Vediamo se riesco a passare. Qua c'è un altro pezzo di rocce lisce, e io mi butto un attimo qua e poi vi faccio vedere l'ultimo pezzo. Ed eccomi, venivo da là. Guardate che frane, qua è venuto giù, guardate, e qua è venuto giù tutto, pazzesco, vero? Guardate, è molto bello qua. Allora, io ho fatto appunto, sono venuto da qua, sono sceso qui, e devo guardare là, ed è un altro guado, incredibilmente, sembra fatto apposta, un altro guado molto facile, come vedete ci sono proprio due dita d'acqua. E poi eccoci qua. Ora con questa stagione si sta discretamente, nel senso che d'estate qui è la patria delle zanzare, quindi io vi consiglio di farlo in primavera, non troppo avanzata, però che sia asciutta, non come oggi che ha piovuto un po', così, insomma, è un po' bagnata. Ecco qui, poi il sentiero va sulla sinistra orografica. Poi finalmente a un certo punto bisogna salire la collina qua a sinistra, che si chiama Truppkastlet, e si fa un po' di salita, poca, pochissima, siamo in collina, e poi si prende il 59, perché questa è una cosiddetta deviazione 59B. Mi piace, a me moltissimo, veramente. A due passi da Torino c'è la natura incontaminata, perché qui è pulito, non c'è nessuno, chi ci viene qua, solo chi viene, gli piace camminare. E quindi così è molto bello, ci sono i germani, ecco. Ora queste anatre, queste anatre sono molto belle, i maschi sono colorati, le femmine e i piccoli entrambi i sessi sono invece di un beige scuro, marrone chiaro. E purtroppo ne avete visti solo uno, ne avete solo un maschio, non so neanche se è visto bene, ce ne sono sicuramente altri, però fai capire dove sono. Ecco l'ultimo guado, anche qui assolutamente naturale, come vedete ci sono delle scale, e assolutamente naturale, nel senso che anche qui c'è questo, come vogliamo chiamarlo? Questo non è artificiale, ragazzi, non è cemento, perché se fosse cemento ve ne accorgereste. E soprattutto nessuno fa una colata di cemento a formare poi le pozze, le piscinette fino laggiù o in avanti qua sotto. È una conformazione naturale, molto bella, e a me piace molto. Vedete che ancora lì c'è. Sarebbe anche interessante un giorno farsi un torrente, non so come si dice, e risalire e vedere se ci sono delle sorgenti, delle fonti che tirano sull'acqua in modo consistente, perché vedete in realtà qui saremo a 400 metri di altezza,
ok? Il punto più alto è 600, perché poi si verga che di 600 è però un po' sulla nostra destra. Quindi a 600 metri non è, cioè è una falda da cui esce acqua, tanta acqua, e io dico tanta acqua, voi dite ma è poca l'acqua, ma in realtà qua siamo vicino alla fonte, quindi quando quando ci si avvicina alle sorgenti l'acqua è poca, non siamo sulle Alpi poi tra l'altro, quindi niente, sarebbe molto interessante andare a vedere. Va bene ragazzi, allora io passo qua, mi bagno i piedi un attimo, ma insomma come vedete facilissimo, gli scarponi adeguati, non ci si bagna, e ora il percorso è là. E però voglio, vabbè, adesso io vi saluto, faccio un piccolo giro. Ciao ciao!